Raga, adesso ho portato su tutta la roba. Probabilmente io mi metterò qua a lavorare, poi mi metterò a dormire perché sono secco. Ok, raga, stiamo andando a fare un giro in centro adesso. Four right here. Yeah. Okay. Two miles per hour. I'm not here for two at Harbolden. Two at Harbolden. They asked me to. And this is another church. This is the city hall. Ah, okay. But they had to make it bigger, so they have extended it to the back side. Piena di murales, città, ed è stra-artistica. We have this street art. The artist from all over the world come and make a street art. Wow! It's an Italian artist. What I told you about Bodø is the aviation city. You said there is many planes. But you see this red one today? Yeah. What is that? Feels, yeah, but they're very right. It's a Norwegian airline. Red, yes, the color. Milo, this name. No, is it a he? Is it a she? Inuit? Or is it a Sami? Beh, comunque, già che siamo qua. Adesso andiamo al porto. Mi stanno facendo vedere una nave, è uno degli 11 traghetti che fanno tutta la costa fino alla Russia. Hi. Hello. So it's normal to go inside the ship when arriving in the harbor? Yes, because Hurtigruten is regarded as public transport. And on top of the ship is a web camera. On the, you can see, yeah, what's happening. It's all 24 hours, yes. Wherever the ship is, you can go and see. Thanks. Look at that, Hadia. I'll have a thing with the crusty Arctic Circle. Okay. I have a bucket of this ice around your neck. You survive, but yes, again. Yes, you get a diploma. I have passed the Arctic Circle. You know the next destination of this trip? This, I go to Lofoten now. A few stops in Lofoten. This is the famous Landegu Island. Okay. With the mountains. It's a highland. It's an island, yeah. The yellow building. Yeah, on the other top side. Of that, there is a lighthouse. Behind that again, there is a fortress. Because this is a central route between Russia and England. There was a lot of ships going past there, and the Norwegians were afraid that the English would take. That is the main restaurant. Very good food and good wines. And every ship is designed more or less like this. Yes. Raga, credo siano granchi reali, non lo so. E ognuno di questi costa 99 euro. You know the ship very well. Yes. Come sono sti conteggi, Dani? Fatti bene? Sono bravi sti norvegesi? Good trip. How many days? 2 months and a half, more or less. Are you living in Milan? Yeah, near Milan. I've been to a football match. No, serio. Must be a good bike. Yes! Small bike. Okay, good luck. Okay, thank you very much. Bye. Ciao. Ciao.
Har det bra omsättning idag? Ja. Så då kan du göra pengar på det. Ja, det gör vi. It's impossible for me to understand. Peccato raga che si è alzato un po' di vento, sennò volevo far volare il drone. Perché qua non era male, quindi nada, non voglio rischiare. Yeah, I'm going home, me too. Yes, the library is there. The white building? Yeah. But it's open every day? Oh, I have a good question. Why not every house, but the mostly, are painted with this red? There is something special, I don't know. Yes. If you go to Nufu, yeah, you will see very, very much of this red and white. All houses that people live in, they are white, and both houses, other houses are red. And there's also some who are sort of yellow. Because in the old times, red paint was very cheap. White paint was very expensive. This yellow brown is in the middle. People wanted to show that they had good economy, but the barns and the other outhouses are not so important. This is the why, for example, the farm are red and not white. But even today, this happens, or... So some people follow this tradition. If you renovate an old house, you keep it in the original colors. But not so much now. Made it to a pedestrian street and built this glass house. So that is a sort of shopping center. The shortest way is up here now. Okay, yeah, I follow you. Allora, adesso siamo andati a fare la spesa, volevo cucinare il risotto. Raga, ho appena trovato il formaggio scontatissimo. Questo qua costa 1,20€. Allora, adesso è il momento di scegliere il riso. Madonna, che freddo che fa! Raga, sono già le 8 e stiamo già cucinando qualcosa, quindi andiamo di là. Oh yeah, take it. Ah, it's a newspaper for travel. Yeah, it's where I live. This is the Monferrato. It's a very famous place for wine. Oh, then this is the price. Yeah. I want to take just a video of this Italian moment. Yeah. I have been there. Yes? Oh, nice, okay. Raga, buongiorno. Questo, raga, è lo stadio, laggiù c'è la pista di atterraggio, là c'è il porto e quello che vedete laggiù tra le due montagne è la punta del secondo ghiacciaio più grosso della Norvegia. Si vede bene da qua. Yes, but no way. Yeah, no plan. Place. Yeah, sure, I can find a way. 6 o'clock, go ahead. For all and see you very much again. See you, bye. Ok, raga, andiamo. Allora, se non ricordo male, dovrebbe essere abbastanza nel centro la biblioteca. Entriamo e vediamo come funziona. Dovrebbe essere una roba semplicemente che entri e ti siedi un po' dove vuoi. Di andare. E sarà così per un po' di giorni, raga. Beh, credo sia quasi pronta. Molto bello, raga, molto easy.
che bello che è qua comunque. Sì, la cosa assurda è che l'aeroporto è proprio là dietro. Sono le 23:23 ed è l'orario perfetto per chiudere la tenda e andare a dormire, quindi ci vediamo domani per una bellissima giornata di full immersion nel nerdismo e nel video editing. Raga, buonanotte, ci vediamo domani, bye bye. No raga, no, ferma tutto. Adesso vi dirò il perché mi sono fermato qua 10 giorni a Bodo. Perché la media iniziale era di fermarmi qua solamente 3 giorni. In realtà mi sono fermato qua una settimana in più. E adesso vi dirò il perché. Ok, ripartiamo. Dormire a Bodo, raga, era semplicissimo, ma come ogni altra città della Norvegia, come avete visto, cioè la gente mi vedeva lì con la tenda, accampato, ma non mi diceva mai nulla. Forse per compassione, non lo so. Ma vabbè, passiamo avanti. Grazie a Per avevo scoperto la biblioteca, anzi lui mi aveva fatto scoprire la biblioteca, e voi immaginate, dopo 2 mesi e mezzo di lavoro al computer nei posti più assurdi, potersi trovare finalmente in un posto libero, tranquillo, coi tavolini, le prese di corrente, il free wifi, i bagni, a disposizione dal mattino alla sera era per me il top. L'unico inconveniente della biblioteca è che chiudeva abbastanza presto la sera, ma io avevo trovato la soluzione anche a questo. Difatti, non lontano da lì c'era un Burger King, e Burger King per me equivale a nerdismo gratuito, quindi presa di corrente, wifi gratis, il tutto a disposizione fino a un orario abbastanza tardo nella sera. Uscito da lì, ritornavo alla zona del porto, aspettavo che venisse buio, tra virgolette, rimontavo la tenda e tornavo a dormire, finita la mia giornata. Bello, eh? Stessa identica cosa il giorno dopo, quindi mi svegliavo la mattina, tornavo al porto, lavoravo prima che la biblioteca aprisse, perché mi svegliavo ormai anche prima degli orari di apertura, rientravo in biblioteca, quindi mi fermavo di nuovo, riaccendevo il computer, lavoravo fino a sera, che poi tanto sera non è perché è sempre giorno, uscivo dalla biblioteca, andavo a mangiare, rientravo al Burger King, lavoravo al Burger King, uscivo dal Burger King, ritornavo al porto, rimontavo la tenda, lavoravo al computer anche in tenda, andavo a dormire, sognavo di lavorare al computer, fine della serata. Ovviamente stessa cosa anche il giorno dopo, quindi mi svegliavo, andavo a lavorare prima che la biblioteca aprisse, perché mi svegliavo presto, rientravo in biblioteca, lavoravo anche lì fino a sera, uscivo, andavo al Burger King e poi andavo al porto a dormire. 7 giorni così, raga, di nomadismo digitale non stop, in cui mi svegliavo la mattina, andavo in biblioteca, lavoravo fino a sera, poi andavo al Burger King, poi tornavo al porto, andavo a dormire, poi mi svegliavo la mattina, biblioteca, Burger King, mi svegliavo in biblioteca, poi andavo a dormire al Burger King, mi svegliavo al porto, andavo a lavorare in biblioteca, poi mi svegliavo, andavo a mangiare al porto, poi al Burger King, poi andavo in biblioteca. Ero arrivato, raga, al punto che sapevo perfettamente gli orari di apertura della biblioteca e del Burger King a memoria. Le giornate però non erano sempre così noiose, eh. Per esempio, una sera le cose andarono così. Ma che cazzo c'è stasera? Ma perché? Ah. Tour Festivalen. Beh, raga, ci abbiamo musica tamarra tutta la notte, mi sa. Cazzo, raga, ma stavo leggendo il programma, ma c'è Steve Aoki. Ma il vero motivo per cui mi sono fermato 10 giorni a Bodo, oltre che a lavorare al computer, recuperare i video e riposarmi, è un altro, e ve lo andrò a spiegare adesso. Oggi devo anche andare a City North, perché dobbiamo recuperare una cosa molto molto interessante, ed è uno dei motivi per cui mi sono dovuto poi fermare, perché era una roba che non avevano, che dovevano ordinare. Allora l'ho ordinata e nel mentre sono qua la settimana per lavorare. Ok, adesso andiamo a vedere se è arrivata questa cosa. Niente, raga, non sono stato molto fortunato. Adesso sono andato lì, ho chiesto sempre al solito ragazzo che ormai probabilmente mi odia, ma vabbè, e mi fa che c'è stato un ritardo che arriverà martedì. E allora ho detto di no, se ascolta, io devo ripartire perché sto impazzendo a star qua. Mi ha detto lui, vai giù al magazzino e parla con Daniel, che è il ragazzo che lavora lì, che si occupa delle spedizioni. Fai direttamente spedire a Fisnes, che è un altro paese che sta vicino Tromso, diciamo. Tanto io di lì ci devo passare e la ritiri poi là. E vabbè, farò così. Sì, lo so, non vi ho detto che cos'è, ma lo scoprirete, tranquilli, lo scoprirete nei prossimi video. L'importante
importante è che dopo 10 giorni di stop non ne potevo più, sto finalmente andando al porto per imbarcarmi e lasciare Bodo. Non ne potevo più, raga, ve lo giuro. Bene, ora vi rilascio al video, ci risentiamo nella prossima voce narrante, bye. Raga, non mi sembra vero. Sono nell'imbarco per andare alle Lofoten. Dopo 10 giorni di stop ho una voglia di ripartire incredibile. Allora, oggi è giovedì, quindi Torsdag, sta roba qua, e noi dobbiamo andare qua, Moskenes. Il prossimo è alle 22:30, tra 2 ore. Mi metto qua a nerdare. Raga, dopo 10 giorni stiamo per lasciare Bodo. 10 giorni. Minchia, non mi sembra vero. Stavo scherzando, sono qua da, ma fate conto, una settimana e non ho visto una nuvola in cielo. Parto io e arrivano, ovviamente. Tipo quella laggiù, secondo me è brutto tempo, proprio pioggia. Ma vabbè. Raga, salutiamo la libreria. Non mi sembra vero che stiamo lasciando poco. Raga, quelle davanti a noi sono le Lofoten.